arrivate cose belle. Ciao a tutti i trisettori, io sono Giada e oggi sono qui con voi per fare un unboxing. Sì, lo so, ultimamente sto facendo diversi unboxing, ma in quest'ultimo periodo mi stanno arrivando dei pacchi, sto comprando io alcuni libri e mi piace sempre spacchettarli insieme perché ogni volta che mi arrivano è un'emozione, voglio condividere questa emozione con voi. E poi in generale adoro tantissimo i video unboxing perché scopro sempre nuovi libri, nuove uscite, mi piace tantissimo guardarli e di conseguenza mi piace tantissimo farli e quindi anche oggi beccate uno spacchettamento. I pacchi che mi sono arrivati oggi sono questi tre, di cui due mi sono stati inviati, mentre questo di Amazon l'ho acquistato io. Partiamo da questo qui. Ho dimenticato le forbici. Voi lo sapete che io sono un poco impedita con gli spacchettamenti. Ce l'abbiamo fatta. Semplice e indolore oggi. Wow, cosa è mai successo? Allora, mi emoziono già. Mio Dio, ma è bellissimo ed enorme. Allora, innanzitutto menzione speciale per l'edizione perché straordinaria, stupenda. Sono letteralmente innamorata di questa copertina, è veramente bellissima. E insomma anche il retro. Si tratta di Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabos, primo volume della saga fantasy dell'Attraversa specchi, edito da Edizioni EO, che mi ha gentilmente appunto inviato una copia del libro e che ringrazio tantissimo e di cuore perché io sono già innamorata. Fidanzati dell'inverno esce il 18 aprile in tutte le librerie, quindi mi raccomando, segnatevi la data. Sono emozionata per quanto riguarda questo libro per diverse ragioni, perché innanzitutto è il primo libro fantasy che Edizioni EO porta qui in Italia, ed è una cosa bellissima. Ed è una saga di 4 volumi che in Francia, l'autrice appunto è francese, ha rivoluzionato il concetto stesso di fantasy. La trama mi ha letteralmente stregato. Ci troviamo in un universo composto da 21 arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella che prima era la Terra. La protagonista del romanzo è Ofelia, una ragazza originaria proprio di una di queste arche. Ed è una ragazza timida, goffa e un po' miope, ma che ha due doni particolari. Può infatti attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Ofelia lavora come curatrice in un museo fino al momento in cui sarà data in sposa a Thorn. Per questa ragione dovrà trasferirsi su un'altra arca, molto più fredda e inospitale rispetto a quella in cui Ofelia vive e abitata da giganti creature e famiglie sempre in lotta tra loro. La domanda fondamentale sarà però perché è stata scelta proprio Ofelia? E tra oggetti capricciosi, mondi galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà di essere proprio la chiave di tutto. Ora ditemi voi come potevo io, dopo aver letto questa trama, non rimanerne affascinata e voler assolutamente leggere il libro. Anche perché a quanto pare Fidanzati nell'inverno mescola fantasy, steampunk e belle époque. Quindi io ho già gli occhi a cuoricino e non vedo assolutamente l'ora di leggerlo e ovviamente di potervene parlare, di farvi sapere come sarà, di quelle che saranno le mie impressioni. Qui è la Giada dal futuro che vi parla e spoiler, ho già letto e amato alla follia il libro e in questi giorni posterò sul canale la recensione, se tutto va bene domani, quindi mi raccomando, restate sintonizzati. Passiamo ora al secondo pacco che arriva invece dalla Giunti. Sono emozionatissima anche per quanto riguarda questo libro. Ok. Da-da! Che bello! Si tratta di Una ragazza affidabile di Silena Santoni, una nuovissima uscita della Giunti Editore che appunto mi ha inviato questo libro e che ringrazio tantissimo. È uscito infatti, se non erro, proprio l'11 aprile ed è in copertina rigida, come vedete. Oh, oh mio Dio, è bellissimo! Vabbè, allora, guardate che bello! Questa è la sottocoperta, c'è a Firenze, perché il libro è ambientato a Firenze. E allora continua anche dietro, credo. E dietro c'è la fotografia dell'autrice. Protagonista è Agnese, che un'eredità inaspettata costringe a tornare a Firenze, la città dove appunto è nata, cresciuta e dalla quale molti anni prima è fuggita. A Firenze l'attende la sorella, Micaela, che non vede ormai da moltissimi anni. Agnese rivivrà sullo sfondo dell'Italia degli anni 60 e 70 quelli che sono i suoi ricordi di infanzia e giovinezza. L'impegno nello studio, la lotta contro l'obesità, l'attrazione che si trasformerà in amore verso suo cugino Sergio, il rapporto molto complesso con la sorella e a questo doloroso viaggio nei ricordi che Agnese si ritroverà ad affrontare una volta tornata a Firenze si aggiungerà un'altra immensa preoccupazione, ossia il fatto che le sue due figlie in vacanza da sole non danno notizie da giorni. E in un susseguirsi di colpi di scena tra una Firenze cupa e grigia e Dolomiti nebbiose, tutti i pezzi del puzzle del presente e del futuro finalmente si ricompongono. Come avrete capito, si tratta di un romanzo contemporaneo con profonde tematiche e soprattutto con un grande alone di mistero.
mistero. Vi parlerò ovviamente presto qui sul canale anche di questo romanzo e ringrazio ancora di cuore la Giunti per avermelo inviato. Passiamo ora al pacco Amazon, che è appunto un ordine che ho fatto io personalmente su Amazon e di cui sono molto contenta. Qui Amazon mi vuole bene, sa che io sono impedita e quindi mi ha messo l'apertura facilitata, che io ringrazio. Allora, la prima cosa che prendo, questa qui, è la profezia dell'armadillo di Zero Calcare. Guardate che bella che è. E soprattutto, cioè, stupenda. Mi emoziono. Io finora avevo letto solamente Un polpo alla gola di Zero Calcare, che mi era piaciuta tantissimo. E soprattutto sotto pressione anche di Gabriella, di Fanghella With Books, sono finalmente riuscita a prendere anche questa graphic novel. Ho approfittato per prenderla degli sconti che ci sono ora su tutto il catalogo della Bao del 25%. Quindi tutti i loro fumetti, tutte le loro graphic novel sono scontate. Sono un sacco contenta di poterla finalmente leggere e soprattutto sono contenta perché al Napoli Comic Con di quest'anno verrà ancora una volta a Zero. E quindi lo rivedrò dopo aver letto effettivamente due graphic novel. E poi ho preso anche un altro libro, che è questo qui, ossia La manutenzione dei sensi di Franco Faggiani, edito dalla Fazio Editore. Anche questo è un romanzo che mi incuriosiva e che volevo assolutamente recuperare. La trama ruota intorno all'incontro dettato da destino e casualità tra Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne con un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino, un ragazzino taciturno che affronta in solitudine le proprie instabilità. Alle medie però a Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dall'apatia che sta inghiottendo entrambi, Leonardo decide di traslocare da Milano in una casa sulle Alpi piemontesi. E sarà proprio lì, nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in cielo e portando a pascolare gli animali, che Martino troverà se stesso e il padre una nuova serenità. E non vedo assolutamente l'ora di poterlo leggere. Benedettori, questo è il mio bottino di oggi, sono veramente contenta. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti. E scrivetemi se siete anche voi curiosi di queste due nuove uscite della Giunti e delle edizioni EO, o se avete letto, conoscete la graphic novel di Zero e il libro della Fazzi. Io vi ricordo, come al solito, se volete sostenermi e sostenere il lavoro che faccio qui su YouTube, di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e attivare la campanella, mi raccomando, in modo da essere sempre aggiornati quando posto un nuovo video. E già nell'info box trovate tutti i miei altri social network. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, lettori. Ciao!